Ciao ragazzi, benvenuti al video della risposta in frequenza per le Sennheiser HD700. Come potete vedere, già probabilmente da questo grafico, mostra un po' in modo più tecnico quello che si dice un suono cupo, ovvero un suono che ha un certo predominio dei bassi, che però sono soli più 6 decibel rispetto alla frequenza di riferimento di 1 kHz. Poi dopo vi è un avvallamento nei medi e nei medio-alti, per poi dopo risalire con una discreta cristallinità sugli alti, dai 5.000 Hz in poi. La risposta d'impulso è molto buona anch'essa, perché è unita alla risposta in frequenza data da queste cuffie, ne giustifica il posizionamento nella fascia high-end e quindi nella fascia di 600 euro per queste cuffie. Cuffie sicupe e cristalline, ma non lasciamoci eccessivamente intimorire da questo avvallamento, perché comunque Sennheiser ha ben presente come il nostro orecchio, proprio nella gamma media, sia più raffinato e più preciso e quindi anche più udente in questa banda. Quindi vi è una presenza anche dei midi, magari non avanzata e ultra dettagliata, però molto musicale. Ulteriore dato da far notare è come i driver siano ben accoppiati, con una risposta in frequenza assai simile. Con questo è tutto per il grafico di risposta in frequenza delle Sennheiser HD700 e al prossimo video. Ciao ciao!